Sindaco Bonaccorsi lo conosco, siamo amici di infanzia, una persona sempre stato estremamente molto per bene, molto serio. Come commercialista estremamente preparato. Poi adesso lui si è messo in politica e a Catania amministra il comune di Catania, credo, no? Averlo a Giarre, secondo me, con un buon sindaco sarebbe vincente sicuramente per l'esperienza che lui ha, è naturale. Roberto è come se fosse mio fratello, quindi non sarei libero nel giudizio. Comunque una gran brava persona e un grande professionista. È stato su Giarre sindaco, se non sbaglio, per poco tempo. Aveva un comune, ereditato un comune con un dissesto economico, ha cercato di fare qualcosa, però da quello che ho capito non è riuscito a fare granché. Devo solo dire una cosa, devo spezzare una lancia a suo favore, perché giustamente la minoranza non aveva grandi possibilità di movimento. Devo spezzare una lancia a suo sfavore, pessima comunicazione con i cittadini. Cioè, non è stato... Allora, la condizione di fare tante cose bellissime. Bello, soprattutto di sistemare. Forse hanno avuto l'appoggio come dice, a Piazza Duomo, di farla tutta in un'unica piazza. Una cosa, l'idea era bellissima, poi non lo so che cosa è successo. Anche perché è stato poco in carica. Come giudizio, io non sono giovanese. Una brava persona, però ripeto, non ho mai avuto a che fare con lui. Tutti parlano benissimo. D'altronde non è mai il sindaco quello che comanda, voi lo sapete, ma sono sempre quello che c'è dietro. È difficile per qualunque persona, soprattutto per Roberto Bonaccorsi, che è una persona onesta. Come persona non c'è niente che dire, anche tuttora il sindaco quello che c'è ora va bene, però non vedo futuro, non vedo prospettive. Per me è positivo, per me è stato positivo. Giustamente senza materie prime non si riesce a fare niente, senza liquidità non si riesce a fare niente. Difatti si può vedere il paese di Giarre come è ridotto, cumuli di spazzature, dove vai, verde pubblico non ne parliamo, l'erba ci sta arrivando fino al sopra la testa, che dire, non vedo futuro. Allora, l'esperienza di Bonaccorsi è stato, secondo me, per quel poco che è rimasto, un bravo sindaco. Ha cercato di fare del bene per Giarre. Forse ha avuto un po' di ostruzionismo da parte di qualcuno, quando mi sembra. Una buona esperienza, per quello che penso io. Devo dire che il vice sindaco di Catania, a mio avviso, sta facendo davvero un ottimo lavoro. È una persona in gamba, ha in un certo senso preso in mano la situazione di Catania e si è comportato in maniera davvero egregia. Beh, il dottore Bonaccorsi sicuramente è una persona che sa il fatto suo, perché ha delle esperienze anche, diciamo, passate nelle amministrazioni della città di Catania, insomma è una persona anche professionalmente parlando che sicuramente sa fare il suo lavoro. Chiaramente l'ambiente giarrese è difficile, perché eredita, diciamo, una problematica di base che già ci riportiamo da tanti anni, e quindi fare un buon lavoro a Giarre significa fare quasi un miracolo. Quindi sicuramente è meglio dell'amministrazione attuale, in quanto secondo me ci sono più competenze rispetto a quella attuale. Nulla togliendo al sindaco Danna, che è una bravissima persona, ma secondo me manca un po' di polso rispetto a quello che potrebbe avere Bonaccorsi, che mi sembra una persona più addentrata nelle stanze di palazzo, insomma, e quindi più propensa a degli accordi, insomma, ad avere, insomma, un rapporto più vicino alla politica e quindi a fare probabilmente anche meglio. Quasi un plebiscito, insomma, noi non tagliamo mai nulla, questo che sia chiaro per tutti. Da scegliere apposta. No, assolutamente, noi non eliminiamo assolutamente nessuno. Scherzo, no, mi fa molto piacere, sono passati 5 anni dalle mie dimissioni, mi si viene riconosciuto quando sono a Giarno. Da questo punto di vista la gente ha capito le difficoltà, ha capito il perché delle dimissioni nel solo interesse della città, no? Io
non mi ricordo sindaci che in bonis si siano dimessi, anzi rimangono aggrappati al potere fino all'ultimo giorno. Quindi ritengo che questo mi sia stato riconosciuto e quindi non mi aspettavo che, insomma, che buona non parte... stringendo mani e tagliando nastri, insomma. No, ma questa cosa del nastro che mi porto dietro, cioè, io a memoria non mi ricordo di averne tagliato uno, però non sei lì per fare questo, no?